Buonasera, sono Livia Marrosu della terza B classico del Convito Nazionale Canopoleno di Sassari. Prima di tutto volevo raccontarvi il libro che ho letto, L'algoritmo e l'oracolo di Alessandro Vespignani. Si tratta di un libro che mi ha insegnato tanto dal punto di vista scientifico, infatti ho capito e realizzato come dietro alla nostra vita si nasconda un mondo tecnologico che riesce appunto a prevedere il futuro utilizzando gli algoritmi che registrano e segnano i nostri spostamenti. Inoltre è molto interessante e affascinante scoprire che l'uomo già dall'antichità avesse il desiderio di prevedere il futuro. Pensiamo ad esempio agli antichi che soprattutto in prossimità di eventi molto importanti come le guerre predicevano il futuro con la semplice osservazione delle viscere degli animali oppure consultando gli oracoli. Noi invece, grazie alla nostra tecnologia che è più avanzata rispetto a quella passata, a quella del passato, ricorriamo a metodi più sofisticati, cioè l'utilizzo di algoritmi, di cui Vespignani, ci parla in modo molto approfondito nel suo libro. Al termine della lettura del libro, la domanda che viene spontanea è se veramente il futuro più prevedibile di cui ci parla Vespignani è anche più giusto dal momento che gli algoritmi non potranno mai sostituire la natura umana. Per quanto riguarda la mia esperienza di partecipazione al premio Asimov, posso dire che è stata un'esperienza molto costruttiva e stimolante. Infatti, ho avuto la possibilità di leggere un libro ad argomentazione scientifica che probabilmente non avrei mai scelto di mia iniziativa. Inoltre, anche la produzione del video è stato un momento di crescita che mi ha aiutato a superare le emozioni che sono normali in una situazione nuova.